Melania Mann e Diletta Leotta continuano ad essere costantemente al centro del gossip. I due protagonisti di questa calda estate 2021, sono tornati al centro della ribalta mediatica per delle voci legate ad una presunta crisi di coppia post viaggio fatto in Turchia. Si vociferava che la situazione non fosse affatto delle migliori e che l'attore turco fosse stufo di questa relazione. Eppure, a distanza di poche ore da queste indiscrezioni, arrivano nuovi scatti delle coppie beccate in un locale di Milano e, questa volta, senza paparazzi al seguito. Nel dettaglio, qualche giorno fa l'esperto di gossip Alessandro Rosica, ha svelato sul suo profilo social di essere a conoscenza di alcuni retroscena legati alla coppia Candiletta. Rosica ha fatto sapere che tra i due fidanzati ci sarebbe stato un acceso e duro litigio, iniziato al telefono e proseguito poi di persona. La motivazione avrebbe a che fare con il fatto che Candia Man sarebbe stufo di portare avanti questa finta relazione e molte cose comincerebbero a stargli un po' strette. Sta di fatto che, dopo queste voci di crisi, Can e Diletta sono tornati ad apparire insieme sui social. Domenica 11 luglio, dopo la vittoria della nazionale italiana agli europei di calcio 2021. I due hanno postato delle foto di festeggiamenti, con tanto di colori della bandiera italiana, disegnati sul volto. Insomma, una prima mossa da parte della coppia per smentire, seppur indirettamente, quelli che sono i rumor legati ad una presunta crisi e rottura in corso tra di loro. In queste ore, poi, si è aggiunta anche una segnalazione postata sui social da Deianira Marzano, la quale ha ricevuto la foto di un avvistamento della coppia Candia Man Diletta Leotta all'interno di un locale di Milano. I due innamorati sono stati beccati all'interno di uno dei locali più importanti e alla moda di Milano, mentre si baciavano e scambiavano tenerezze. Chi era lì ha affermato di aver visto una coppia affiatata, e continuavano a scambiarsi baci e coccole. Ha fatto sapere la persona che ha riportato la segnalazione sulla coppia Candiletta Deianira. Insomma, sembrerebbe che, malgrado i dubbi e le perplessità che circolano sul loro conto, Can e la sua fidanzata abbiano deciso di andare avanti per la loro strada e viversi così il loro amore, senza dar peso alle critiche e ai dubbi. E, a questo punto, resta da capire se ci sarà anche il fatidico matrimonio di cui si era parlato sul web e sui giornali, che sembrava essere fissato per il 16 agosto 2021.